in campo ci sono personalità di alto calibro, e c'è il governo, c'è il Parlamento, cioè, ma com'è possibile che non si possa raddrizzare un qualcosa che in fondo riduce il beneficio che il cittadino può avere? Perché il problema che abbiamo è questo, che questa modalità impedisce la massimizzazione dell'investimento pubblico, per me è gravissimo. Quindi si deve fare ogni cosa, ricordiamoci quel patto sociale, ce l'hanno anche i politici il patto sociale, dobbiamo fare ogni cosa per risolvere. E la cosa è semplice, si apre un bando, ma lo si apre a livello internazionale. Facciamo come il sindaco di New York, strutturiamoci per attirare da fuori chi disegnerà i contorni di Human Technopole. Perché no? Perché come cittadino mi si deve privare di questa opportunità di beneficiare appunto da questa libera competizione tra idee? E tra l'altro noi siamo abituati, ed è veramente il valore della scienza, quindi quel valore etico sta anche dentro qui, il valore etico sta nella trasparenza, nella competenza, nella competizione, nel sottoporsi a valutazioni. Io non penso che la mia idea sia la migliore perché lo dico io, ma non ci penso neanche, devo sottoporre a valutazione. Quindi questo è proprio l'ABC dello scienziato, è abituato anche a questo, ecco perché lo trovo un deragliamento tra l'altro dal punto di vista etico, proprio del metodo della scienza.